8 marzo, festa delle donne. Per questa occasione il Presidente del Consiglio Mario Draghi salirà oggi al Quirinale per partecipare insieme al Presidente Mattarella ad una cerimonia in streaming in primo piano, la violenza sulle donne. Meno lavoro, femminicidi in crescita. La festa della donna nell'anno della pandemia è segnata da troppi nodi ancora da sciogliere. Lo dicono i numeri. Il nostro paese è uno tra quelli europei con le più marcate differenze tra retribuzioni maschili e femminili, mentre il tasso di occupazione per le donne si attesta a meno del 50%. Secondo i dati di Confesercenti, nel 2020 si sono chiuse 4.000 imprese a rosa, mentre l'Unione Europea delle Cooperative sottolinea che dei posti persi a causa del Covid, il 70% riguarda proprio le donne. Altra cicatrice, le relazioni in famiglia. Crescono i femminicidi. Lo ha ricordato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. La percentuale sul totale degli omicidi commessi è passata dal 35 al 41% negli ultimi 12 mesi. Tra le iniziative per festeggiare la ricorrenza, il video dei Vigili del Fuoco, realizzato nell'ottica dell'integrazione e della parità di genere. Essere una donna vigile del fuoco è affrontare ogni giorno una sfida diversa. Zero monotonia e sedentarietà. E per sottolineare il ruolo centrale delle donne nella società, oggi il Premier Mario Draghi invierà un video messaggio alla Commissione Pari Opportunità. Al Quirinale, la giornata dedicata alle donne, sarà celebrata alla presenza del presidente Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, e la Premier della Nuova Zelanda, Jacinta Ardern, interverranno invece con un video messaggio al Parlamento europeo.